Grandi furono gli onori ed i doni dei quali colmò il re Carlo II, il quale gli conferì in feudo molti, moltissimi castelli e molte pensioni. E dicesi che la reina Maria, figlia di Stefano IV, re d'Ungheria, donati gli avesse molti castelli nei pressi di Somma. Stiamo parlando di Andrea di Sernia, colui che venne appellato col nome di Monarca Feudistarum, cioè colui che è il re del diritto feudale sostanzialmente. E questo perché, in virtù dei suoi studi, soprattutto quello sulla Lex Lombarda, ma anche per la memorabile lettura che lui fece della Costituzione Federiciana, Andrea vantava uno studio e un'analisi accademica che si era afferente sostanzialmente alla scuola bolognese. Predisse sempre le cosiddette questiones de facto e diede una importanza particolare, pedissuca, al diritto pubblico in realtà e soprattutto all'ordinamento monarchico, che i suoi studi facevano fondare sulle basi della legislazione sostanzialmente svevo-normanna. La lettura in particolare fu scritta nel periodo di Roberto d'Angiò, ricordiamo Roberto d'Angiò, figlio di Carlo d'Angiò, e l'opera di Andrea di Sernia era un commentario che rappresentava uno sforzo molto evidente di sistemare, adeguare in qualche maniera i nuovi principi francesi a quelle che invece erano le legislazioni di tipo normanno precedente. Ecco perché la struttura delle costituzioni federiciane costituivano la base per il diritto, il nuovo diritto che il nostro grande giureconsulto studiava. In questo senso, infatti, la lettura che è stata glossata in maniera pedissequa da Andrea di Sernia rappresenta un'opera davvero mastodontica. Scarsi sono i ragguagli sicuri della sua vita, a cominciare dalla famiglia natale, che Camillo Salerno dice essere quella di Rampini, ma non c'è una certezza a riguardo. Anche la data di nascita, che è quella del 1220, identificata da Savigny, non sembra essere veritiera, ma piuttosto da spostare almeno di una decina di anni. Quello che è sicuro, invece, è che nel 1288 era giudice della Magna Curia e professore di diritto civile nello studio napoletano ai tempi di Roberto d'Angiò. Maestro razionale, che era una carica seconda solo a quella di Bartolomeo da Capua, che ricopriva invece quella di proto notaio del regno a vita. Sposò Balisca Roccafoglia, che divenne per questo motivo signore di Civitanova del Sannio. Dopo la sua morte godette di una autorità incredibile, tanto di avere il permesso di dividere i propri beni tra tutti i suoi figli in deroga alla legge che prevedeva la predilizione per il primo figlio. Il prestigio di Andrea di Sernia fu talmente grande che nel 1309, per dirimere delle questioni giuridiche tra il Regno di Sicilia e il Papato, la Santa Sede, Andrea fu scelto insieme a Bartolomeo di Capua per accompagnare Re Roberto addirittura ad Avignone, dove avrebbe dovuto porre in essere le trattative sostanzialmente. A quanto pare però in questa occasione non fece una figura molto luminosa di fronte al suo compagno, che invece pare lo abbia superato in eloquenza. Ad ogni modo, da allora divennero per questo motivo i due giuristi nemici giurati e non mancarono sempre di punzecchiarsi o attaccarsi o motteggiarsi nei loro studi e nelle loro attività da giuristi. Oltre alla lettura, all'inusus feudorum e ai riti della Magna Curia, che sono sicuramente state le sue opere più importanti, scrisse alcune opere minori, come alcuni singularia,
e un commento super titulum de statutis et consuetudibus contro libertatem ecclesiae, alcuni commenti al digesto e al codice. Ovviamente non modificavano la sua posizione di equilibrio e mediatore, che partendo dalle normative federiciane andavano a confutare, rafforzare il potere angioino tentando di organizzarlo in questo senso. Oltre a una piazza e ad una scuola che la città di Isernia ha dedicato al grande giurista, al grande giureconsulto, nel 1566 un grandissimo artista, cioè Giuseppe Arcimboldo, dedicò proprio ad Andrea di Isernia e a Bartolomeo di Capua un quadro famosissimo, il famosissimo quadro Il Giurista. C'è una dedica, tra l'altro, nel quadro su uno dei libri dove sta scritto proprio Isernia, e quindi si identifica il nostro grande. E un quadro molto particolare, ovviamente l'autore, l'artista proto-surrealista utilizza una tecnica molto specifica, molto singolare, in cui c'è questa rappresentazione di un uomo a mezza figura con un grande soprabito sormontato da una bardato da una pelliccia, massiccia pelliccia, e il cui viso è ottenuto con l'utilizzo di animali. Se fosse egli in tempi più rischiarati vivuto, sarebbe certamente da annoverare tra i primi giurisprudenti i quali la nuova età abbia prodotti. Tanto è il suo acume nell'interpretare le leggi e nel commentare anche in quella stagione nella quale si scarsi erano i lumi dell'erudizione e della dottrina legale. Questo è stato il grandissimo giurista, il grandissimo giureconsulto isernino Andrea di Isernia.